Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo tutorial. Ragazzi, in questo nuovo glitch su Elden Ring vi mostro come fare più o meno 700.000 rune grazie anche all'incremento delle zampe di gallina e salamoia dorata e lo scarabeo d'oro. Ovviamente all'inizio, come avete visto, ho fatto più o meno un sacco di rune grazie anche all'incremento facendo questo glitch, sempre lo stesso glitch, sempre da ti butti da un dirupo e cadi fino a giù, aspetti 40 secondi e ottieni un sacco di rune, veramente tantissime rune. Ti consiglio di guardare le altre guide che stanno in alto a destra su come incrementare le rune al meglio, più altri nuovi glitch su come fare più o meno 2 milioni di rune ammazzando Mohawk, ma tanto neanche lo ammazzi, ti butti da sotto e ottieni altre rune. Guarda il video e capirai. Tanto appena salite qua sopra dovete trovare questa roccia piena di sangue, proseguite da questa parte, vi dirigete fino a qua sotto e poi cercate di fare un salto più lungo, perché più è lungo il salto, più rune vi darà. Ovviamente mi ha dato più o meno 400.000 rune, ragazzi, perché è senza l'incremento, quindi senza l'incremento. Quindi adesso non mi resta che andare un attimo a farmare un po' di zampe per fare le zampe in salamoia dorata. Ed eccole qua, piano piano ottengo la penna ed ecco la zampa di gallina a quattro dita. Ma tanto questi bennuti stanno dappertutto, anche nella terra Sepulchre dove inizi il gioco. Bene, non mi resta che ritornare qui, fare di nuovo questo salto, un salto veramente lunghissimo, con la zampa di gallina in salamoia dorata più lo scarabeo d'oro. Ragazzi, vi consiglio di guardare la guida in alto a destra nelle schede, c'è la guida su come boostare al meglio le rune, più lo scarabeo d'oro, dove trovarlo. Quindi non mi resta che tornare lì, questa è la strada, quindi se vi è più chiaro questa è la strada da percorrere. Fino a trovare questa roccia piena di sangue. Ed eccoci qua, io proprio qua mi metto, ok? Quindi creo la zampa di gallina. Voilà. Equipaggio lo scarabeo d'oro, eccolo qua. Ovviamente non è che posso equipaggiare un altro scarabeo d'oro, non si può, magari, se no equipaggiavo quattro scarabei d'oro. Questo è il mio terzo viaggio che faccio. E niente. Ok, siamo pronti a fare il salto. Quindi mastico un attimo sta cosa. Ah, bene. Strappato le dita. Faccio un salto. E faccio un altro salto, più di questo, è un salto più lungo, più di questo, non ci posso fare niente. Quindi adesso non ci resta che vedere quante rune ci darà. Da quello che ho capito è che più scendi più rune vi darà, ma io sinceramente mi fermo qua, le rune 700, pure 1 milione di rune vi darà ragazzi, quindi io adesso mi fermo qua e continuo a farmare le rune ammazzando questi omini. Quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida sui nuovi glitch di Elden Ring ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Mi raccomando, iscriviti per non perderti altri tutorial, ciao!